Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di refeed, vedremo cos'è, quando va inserito, a cosa serve, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto che cos'è il refeed? Quando parliamo di refeed non stiamo parlando assolutamente di metodologie di cycling dei carboidrati, quindi ciclizzazione dei carboidrati, ma parliamo dell'inserimento di una o due giornate, in alcuni casi anche tre giornate, con un up calorico che di solito è glucidico, quindi di solito si parla di refeed glucidico, però può essere banalmente anche un refeed lipidico. È un po' più raro, un po' più complesso da gestire, per cui in questo video ci concentreremo sul refeed glucidico di carboidrati. Quindi, ricapitolando, sono una o due giornate con un rialzo da un punto di vista di carboidrati nella nostra alimentazione. Ora, può essere fatto una volta a settimana, può essere fatto una volta ogni due settimane, può essere fatto una volta ogni tre settimane, vedremo nello specifico quando inserirlo, però non deve essere di nuovo necessariamente un input settimanale perché non è una forma di ciclizzazione, ok? È molto importante. Allora, a cosa serve? Primo discorso, il refeed, al contrario di quello che si dice molto spesso, non è un modo per aumentare e accelerare il metabolismo o recuperare un metabolismo depresso, perché non basta una giornata a calorie alte per farlo, ok? Quindi assolutamente non è questo il caso. Il refeed serve innanzitutto per riempire le scorte di glicogeno muscolare, ossia stiamo scendendo, stiamo in definizione, ci stiamo bene o male deprivando, quindi ci serve un momento, in alcuni casi vedremo esattamente quando, per recuperare queste scorte di glicogeno che sono via via sempre più basse, anche a livelli pericolosamente bassi. Quindi primo discorso è quello di recuperare queste scorte, secondo discorso è quello di mantenere una buona affinità con i carboidrati, e questo è molto importante, è un po' parallelo, perché se stiamo in un periodo di deprivazione molto prolungato c'è il rischio di perdere affinità con i carboidrati, quindi sostanzialmente il corpo non riesce più a utilizzarli in maniera efficiente e ripristinare le scorte di glicogeno muscolare. Inserire il refeed ci permette di mantenere efficiente questo percorso, è come un'autostrada che se la percorriamo sempre, la puliamo bene o male sempre, la teniamo aperta, se invece la chiudiamo del tutto poi magari non sappiamo esattamente se il tutto funzionerà, non so, l'esempio dell'autostrada è venuto un po' male, comunque il concetto più o meno è questo. Terzo punto, molto importante e sottovalutato, è un modo per valutare il trend del cut, perché se io faccio un refeed e mi trovo molto pieno e anche asciutto successivamente, ok, so che sicuramente ho una buona efficienza nel gestire degli up calorici che poi mi serviranno per la preparazione alla top condition, quindi a salire sul palco. Viceversa, se vedo che inizio a riempirmi d'acqua, allora vuol dire che c'è una scarsa sensibilità insulinica, forse sto in overreaching, c'è una situazione di infiammazione subclinica che devo tamponare, insomma devo mettere delle pezze, quindi sicuramente l'inserimento del refeed mi permette di valutare molte cose. E ultimo, non da ultimo, miglioramento di performance, ossia il fatto di inserire un refeed mi permette di mantenere una performance ottimale, quindi di mantenerla barra migliorarla, cioè sto scendendo gradualmente, pian piano sto sempre più flat, riesco a spremermi sempre di meno, no? Però inserisco questo refeed, quindi la mia performance migliora e riesco a spremermi di più. La performance è determinante per capire quanta massa magra riusciamo a conservare in una fase di cut, quindi sicuramente questo è un altro grande beneficio. Ora, visti questi benefici, la prima cosa che viene da pensare è ok, quindi sostanzialmente quando mi vedo vuoto, quando ho un allenamento che mi va male, prendo e inserisco il refeed. Non è assolutamente così. Ne abbiamo parlato nel video che ho fatto su YouTube del cut, di quanti carboidrati inserire. Diciamo che il cut può essere distinto in una fase di caduta libera e una fase col paracadute. Nella fase a caduta libera va bene essere vuoti, va bene ovviamente non superare un tot, va bene che la performance vada a deprivarsi un pochetto, quindi queste cose ci stanno, fa parte della definizione, siamo in un contesto di ipoalimentazione, la BF sta sotto livelli fisiologici, quindi va bene che sia così. Ora, quello che non va bene è che questa situazione vada a essere esasperata, esagerata, quindi io tendenzialmente, se siamo molto lontani dalla gara e mi vedo vuoto già sin da subito, allora posso inserire un refeed magari perché ho fatto troppi passi, ho fatto troppo cardio eccetera, però deve essere funzionale a poi rivedere un attimo il quadro, ossia sto scendendo troppo velocemente, intanto inserisco un refeed e rivedo perché forse qualcosa ho gestito male. Se no, normalmente quello che consiglio è il refeed, iniziate a valutarlo quando la pliche del vostro addome ha questo spessore, ok? Quindi siete a BF basse, allora là potete iniziare a pensare a riempirvi, perché la BF ormai siamo arrivati, il refeed comunque, essendo un up calorico, è un rallentamento dei processi di dimagrimento, ok? Può anche arrivare ad azzerare il deficit, quindi la BF dobbiamo assicurarci che sta lì lì per essere quella target che dobbiamo portare sul palco. Quindi quando la BF è bassa, sicuramente è il primo momento in cui possiamo iniziare a valutare il refeed. Secondo input, muscoli vuoti o peso che inizia a scendere troppo velocemente. Quindi se vediamo che per esempio
Ora nel mio caso io probabilmente tra poco inserirò un refeed perché sto perdendo un chilo a settimana, io teoricamente dovrei salire sul palco 84-85 kg, per carità pieno tutto il resto, quindi dovrei scendere minimo fino a 83 kg, sto 86 kg a 7 settimane dalla prima competizione, quindi sto scendendo un chilo a settimana sostanzialmente, quindi le cose vanno un po' troppo veloci. E in parallelo a questo vedo che stono molto vuoto. Ok, quindi sto iniziando ad essere veramente tanto tanto vuoto, quindi vale la pena inserire un refeed per intanto riempirmi, riprendere un po' di peso e migliorare quella che è la mia performance in palestra, quindi tutti i benefici che abbiamo visto sopra, proprio perché la BF ormai sta là là, quindi va bene che vada a rallentare un po' le tappe e avrò tanti benefici, soprattutto di fronte al fatto che di nuovo mi vedo piuttosto vuoto. E l'ultimo presupposto, e questo è molto importante, del motivo per cui non l'ho inserito in questo momento in cui sto facendo un deload perché sono cotto da un punto di vista neurale, è che ci sia un'ottima sensibilità insulinica. Cosa vuol dire questo? Che quando il cut è prolungato, quando siamo molto affaticati, si creano dei fenomeni di infiammazione subclinica che vanno a creare una situazione di resistenza insulinica. Quindi sostanzialmente siamo molto stressati, ma il corpo non sarà in grado di gestire al meglio i carboidrati. Questo è il motivo per cui i soggetti in cui si tira troppo la corda, quando inizia a buttarsi tanti carboidrati, si riempiono d'acqua, non riescono però a captarli in maniera efficace. Ok? Quindi dobbiamo assicurarci di avere un'ottima sensibilità insulinica. Come far questo? Si inserisce a pioggia dei GDA, si è sicuri di non essere in overreaching, quindi nel mio caso per esempio io sto integrando in maniera molto importante con GDA, cioè due capsule di insulin R per pasto, sto integrando in maniera molto pesante con adattogeni, quindi ho due capsule di neurosarge post workout e due capsule prima di andare a dormire. Quando mi sentirò di nuovo bene, quando avrò recuperato e ricomincerò ad allenarmi bene e sentirò un buon pump in palestra, ok, sono segnali che ho un'ottima sensibilità insulinica, in questo caso vado a inserirci subito un refill perché mi voglio riempire per bene. Quindi devo essere sicuro anche di avere una buona sensibilità insulinica. Come andare a inserire il refill? E questo è l'ultimo punto. Allora, il mio consiglio è quello di iniziare con una giornata inserendo un 5 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo, quindi nel mio caso sono circa 450 grammi di carboidrati, poco meno, 4-4,50. Quindi faccio una giornata così e vedo che cosa succede. L'individuo nell'arco della giornata, inserisco delle fonti che sto utilizzando, quindi non voglio creare problemi da un punto di vista digestivo, quindi ben vengano per esempio crema di riso, cereali di mais che io sto utilizzando molto in questo momento, riso, patate, quindi fonti che sono facilmente digeribili. In questa giornata di feed i grassi li tengo fissi, le proteine le tengo fisse, cerco comunque di mantenere una buona digestione, quindi al solito probiotici al mattino, enzimi digestivi ad ogni pasto. Io sto prendendo una capsula di Neoflora al mattino e l'enzimasic ad ogni pasto di questo che sarà la mia giornata di refeed. Quindi divido in determinati momenti, ovviamente un po' di più nel pre-workout e nel post-workout per logicamente inserirli in un contesto in cui il mio corpo andrà ad utilizzarli al meglio, e da là quello che dovete fare è valutare come il vostro corpo reagisce, quindi come va durante la giornata, come va il giorno dopo e sostanzialmente come entra la ricarica e in quanto tempo esce. Questi sono i due parametri. Quindi il giorno dopo mi vedo che ho preso un po' di peso e sono molto pieno, benissimo, la ricarica è entrata, la BF è più o meno uguale, l'aspetto, anzi sono un filo più asciutto, è entrata molto bene, quindi vuol dire che i carboidrati sono stati schiaffati all'interno del mio cilio, del muscolo, hanno ovviamente richiamato acqua, quindi a livello del compartimento extracellulare sono molto più asciutto, quindi questo vuol dire che ho inserito la ricarica in un contesto veramente ideale, ok? In un ambiente ideale. Viceversa, mi vedo che sono acquoso e tutto il resto, allora probabilmente vuol dire che sono ancora troppo stanco, la sensibilità insulinica non è ottimale. Viceversa, in quanto tempo esce, cioè se il giorno dopo il peso è così, il giorno dopo ancora sono ancora più basso di peso, allora vuol dire che è uscita troppo velocemente. Quindi vale la pena o aumentare la ricarica in termini di grammi di carboidrati, oppure inserire 2 giorni o 3 giorni di ricarica di refeed. Quindi in base a queste prove valutate un attimo meglio. Vedete, per esempio, inserite una ricarica più pesante, allora vi vedete acquosi, allora forse avete esagerato. Provate a inserire 2 giorni di ricarica uguale al secondo giorno, vi vedete che state bene, pieni e tutto il resto, ok, va benissimo. Oppure dopo il secondo giorno vedete che di nuovo siete acquosi, allora forse è il quantitativo totale che è troppo. Quindi inserite la prima ricarica a 4,50, la seconda a 3,50. Insomma, ci sono un po' di prove che dovete fare per capire esattamente quanto fare il refeed, soprattutto se vedete che il peso alla fine della settimana, dopo 7 giorni, torna ad essere un po' più basso ed è in linea col vostro trend per il cut, allora la ricarica tenetela fissa e diventa una vera e propria forma di carb cycling che nel vostro caso può aver senso, forse perché stavate scendendo troppo velocemente, allora vale la pena tamponare, come abbiamo detto nel video precedente, aprire il paracadute. Ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il video sul refeed, qualsiasi domanda logicamente scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere e con questo ci vediamo al prossimo video.